Autorità, cittadine e cittadini, porto il saluto di tutta l'amministrazione comunale di Vicenza in occasione di questo 62esimo anniversario della Liberazione. È un saluto che giunge da un rappresentante delle forze di minoranza di questa città, a dimostrazione che il 25 aprile è una festa di tutti, di qualsiasi colore politico e di qualsiasi idea, perché questa è la festa della liberazione dal nazifascismo, da una dittatura che aveva colpito gravemente l'Italia e tutta l'Europa. È un giorno in cui dobbiamo ricordare quanti hanno lottato, combattuto, sofferto, perso la vita perché noi potessimo oggi essere liberi. Ricordiamo chi ha fatto la resistenza andando in montagna nelle formazioni partigiane, i soldati italiani internati in Germania nei campi di concentramento, gli operai che parteciparono agli scioperi delle fabbriche verso la fine del 43 e i primi mesi del 44, i contadini che si ribellarono alle requisizioni del raccolto del grano volute dai tedeschi e dopo la dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e della Germania, ricordiamo anche i soldati del rinnovato esercito italiano che operarono al sud a fianco delle truppe alleate. È stata una guerra di liberazione che ha accomunato tanti uomini, ma anche tante donne che ogni giorno all'interno della propria casa o sul posto di lavoro parlavano, consigliavano, portavano aiuti, accoglievano chi cercava un rifugio, portavano informazioni e messaggi. Chi con le armi e chi senza, di fronte alle violenze del nazifascismo, ha saputo rigenerare una nuova forza etica e morale, una rinnovata energia politica e civile capace di costruire un futuro fino allora insperato. Uomini e donne, giovani e anziani, che hanno testimoniato che la resistenza, come ebbe a dire il padre costituente Piero Calamandrei nel decennale del 25 aprile, la resistenza non deve essere un partito, ma essa può essere ancora un incontro, un colloquio, una presa di contatto, un dialogo, un avvenimento fra avversari politici a intendersi e a rispettarsi. Chi ha sofferto ed è morto per la nostra libertà sognava una liberazione non solo dalla dittatura ma anche dall'odio. Il 25 aprile insegna anche a noi, alla nostra città, che la liberazione non è un noi contro loro, ma un nuovo modo di guardare l'avversario politico. Tutti, nel rispetto di tante vittime, dobbiamo impegnarci a far rinascere e consolidare un clima umano nel quale l'avversario politico non è visto né trattato come un nemico, ma sempre come una persona che intende concorrere a rendere più giusta la convivenza, seppur in un'ottica e da una parte diverse, proponendo strade a volte differenti o contrapposte. Non c'è vera politica quando è una sola voce a poter parlare, quando è un solo pensiero a dominare. In questo giorno non possiamo dimenticare l'Europa, che è stata allora territorio martoriato dal terribile conflitto mondiale, e si propone oggi come istituzione che unisce. Se ieri questo continente ha esportato la guerra, oggi vuole essere artefice di pace. Nella resistenza nasce infatti l'idea di Europa, ed è all'Europa che anche la nostra città e il nostro paese possono guardare. Personalmente non ho vissuto gli anni della liberazione, ma ho ben presente la data del 9 novembre 1989,
giorno della caduta del muro di Berlino, ma anche delle ideologie che imprigionavano pensiero e libertà, rendevano nemici gli avversari. Per troppi anni, in nome delle ideologie, milioni di cittadini sono stati uccisi ad Auschwitz e nei gulag staliniani. L'Europa, dopo aver sofferto e pagato sulla propria pelle le ferite della guerra, è oggi unita e milioni di cittadini camminano verso la libertà e la democrazia. È un sogno per il quale sono morti molti giovani europei e per il quale hanno lavorato molti statisti. È un sogno che irrompe in uno scenario internazionale molto differente da quando nel 1945 gli alleati entrarono nella nostra città.